E questa è KZ2 dal circuito di Adria, gara 1, con l'ottimo start di Alessandro Pellizzari dalla pole position. Parte bene anche Francesco Celenta, che è seguito da Lorenzo Giannoni e Alessio Baldi, che sono scattati dalla seconda fila. Vedete nelle prime fasi Celenta in seconda posizione alle spalle di Alessandro Pellizzari, ma nelle primissime fasi, mentre dietro c'è un contatto che coinvolge Torsellini, nelle primissime fasi di gara c'è un problema per Celenta, che alza il braccio, rallenta ed è costretto al recupero dalle posizioni di rincalzo. Inizia quindi una serie di spettacolari sorpassi che lo porteranno fino alla settima posizione, mentre alle spalle di Alessandro Pellizzari c'è comunque bagarre tra Leonardo Lorandi e Alessio Baldi, che vanno ad occupare la seconda e la terza posizione davanti a Matteo Viganò, che era stato secondo nelle prime fasi, e Francesco Celenta chiude settimo davanti a Davide De Marco e Massimo Mazzali, che è secondo in classifica di campionato proprio alle spalle di Francesco Celenta. Ed eccoci con le immagini sul circuito di Adria, che si prepara a vivere una breve pausa in questa lunga giornata. In realtà vedete schierate in pista anche già altri kart, si preparano infatti le entry level, ci sarà una prefinale di 6 giri che non ne seguiremo nella nostra diretta, ma dalla quale sicuramente usciranno dei piloti che vedremo partire magari dalla prossima stagione già nella classe 60. Ricordiamo che si è abbassata sempre di più l'età per accedere al mondo del kart, davvero si inizia da giovanissimi, si può iniziare a partire dai 6 anni, e quindi io vi invito, amici che ci seguite da casa, che ci seguite da Automoto TV o da SportTube o dai vostri dispositivi mobili, quindi o dai vostri computer, a venire in pista. E vi ricordo quindi di consultare sul sito di acisportitalia.it tutto il calendario degli appuntamenti del karting. Sono tanti, non c'è soltanto chiaramente il campionato italiano, che è la massima espressione del karting tricolore, ma ci sono tanti appuntamenti. Siamo pronti per chiudere questo nostro primo collegamento in diretta, vi do appuntamento direttamente alle 14:25 con la serie di gara 2. Un saluto da Fiammetta La Guidara e buona continuazione con il karting.